Un altro aspetto interessante dell'insegnamento di Karl Ulrich Schnabel riguarda l'ascolto delle risonanze. Ho già parlato del fatto che lui quasi mai risolveva un problema di controllo del suono di un pianissimo o di un forte dando indicazioni tecniche, come dire, pratiche, come mettere un dito, dove mettere il peso, ma appunto lavorava sull'emotività, ma lavorava anche sull'ascolto, cioè sull'aiutare un allievo a migliorare il suo modo di ascoltare, a focalizzare l'ascolto sulle risonanze giuste che gli consentivano poi naturalmente, come ovvia conseguenza, un migliore controllo senza dover poi pensare troppo al dettaglio tecnico. Un esempio pratico, l'improvviso opera 90 numero 3 di Franz Schubert, dove abbiamo un pianissimo e dove però abbiamo anche tante note interne, rapide da controllare, quindi il rischio è di suonare questa musica troppo forte, ossia più o meno così. Questa esecuzione è ovviamente poco ispirata, io sto suonando in maniera molto marcata la melodia, la nota alta della mano destra, per consentire, come dire, di differenziarla anch'esse devono essere presenti, ma non devono, come dire, rigonfiare troppo e andare a, come dire, nascondere la melodia. Se suonassi troppo piano la melodia e ugualmente non troppo, piano le note interne, avremo questo risultato che è da evitare. Chiaramente nessun pianista serio suonerebbe in questo modo, però il rischio di rigonfiare il suono perché c'è il pedale, perché suoniamo un po' più forte queste note qui, è reale. Allora, molti pianisti, come dire, per stare on the safe side, come si dice, insomma, per essere prudenti e non rischiare, cosa fanno? Trascurano il fatto che sia un pianissimo e mettono molto peso su una nota superiore, così che comunque il canto sia ben presente. Peccato che in questo modo stiamo completamente ignorando e alterando le indicazioni di Schubert, non è più pianissimo e non è più neanche tanto legato, e peraltro ho in questo modo anche del tutto ignorato le indicazioni di articolazione che qui Schubert, se usiamo l'edizione Urtext come questa che è la Helle, mette appunto dei punti di staccato dentro la legatura del secondo e terzo, sì, perché appunto vuole un effetto di portato, cioè vuole questo giù, su, su, giù. Quindi c'è una inflessione, c'è cioè una differenziazione di attacco che per essere realizzabile deve essere però anche sufficientemente leggera. E poi c'è l'idea musicale che chiaramente qui, secondo me, è di una felicità irreale, onirica, non è certo un mondo reale questo. Veniamo all'improvviso numero 2 che appunto terminava in maniera molto tragica, in viole minore, quindi questo è una sorta di sfasamento percettivo. Da qui, terribile realtà, andiamo a finire qui. E diceva Schubert nella Lied das Wanderer, lì dove tu non sei, lì è la felicità, e quindi forse questo anche qui si può effettivamente applicare, è un luogo non reale. Allora, Schnabel, anziché fare tutto questo discorso che io ho appena fatto, sintetizzava questo concetto in pochissime indicazioni. Mi disse quando io suonavo troppo forte, troppo concretamente, troppo appunto materialmente questo inizio, mi chiese di suonare soltanto gli accordi, quindi senza suonare le note interne e ascoltare le risonanze e suonare veramente cercando un suono che fosse un pianissimo luminoso ma lontanissimo. E ascoltare le risonanze e creare ovviamente una forma della frase dove appunto alcune note erano interne e altre non andavano verso. Il trucco che qui era ascoltare la magia che derivava dalla risonanza, non soltanto l'attacco del suono, ma soprattutto il fatto che poi questo suono si librava nello spazio e, come dire, perdurava fino al successivo, con il pedale abbassato.
Ecco, entrati in questa atmosfera, in questo modo di ascoltare le risonanze, quando poi mi chiese, ora suona anche le note come sono scritte, ma senza perdere questo colore, fu molto facile trovare il colore giusto. Questo appunto è un piccolo esempio che naturalmente possiamo applicare a tanti altri brani dove suonare togliendo note solo per individuare il colore e magari godendosi la bellezza delle risonanze, di come le risonanze possono collegare i suoni a creare una frase con la forma che noi vogliamo, ecco, è un ottimo modo per entrare nella musica e poi riempirla anche nelle altre note che a quel punto però staranno al loro posto, non inficeranno la bellezza del tutto. Quindi grazie ancora a caro Ulrich Schnabel anche per questo piccolo ma importante insegnamento che oggi ho il piacere di condividere con voi. A presto!